Ci sono un sacco di geni, ci sono un sacco di geni, dicevo, che di questi tempi, già in questo mese di ottobre, che si stanno sparando i casi di coronavirus, di Covid-19, escono all'impazzata già da settimane, da mesi. Un momento. Che ne devo togliere. Dicevo, vi parlo al volo. Questa mattina sto per uscire, sto fuori casa. Ci sono un sacco di geni che non possono più stare in casa. Non possono, capito? Non possono stare in casa e dicono: no, ma non si può stare in casa, bisogna prendere un aperitivo con gli amici e non si può rinunciare all'aperitivo. Bisogna uscire di casa per andare a fare la spesa, visto che ci stiamo, facciamo una passeggiata, facciamo ginnastica, facciamo qua, facciamo là. E oh, sono settimane che i casi di contagio stanno impennando. Poi ci sono i soliti negazionisti che negano addirittura l'esistenza del Covid, oppure che non tutti muoiono di Covid, oppure che non si muore di Covid, ma il Covid ammala patologie preesistenti. Insomma, ci sono un sacco di opinionisti, di opinologhi che credono sapere tutto sul Covid. Poi si ammalano e cambiano d'idea quando si ammalano in modo grave. Ma si ammalano loro ed ammalano altri, magari per colpa loro continuano a morire molte persone. Allora mi raccomando, non date retta a questi pazzi, che si tratta quasi di darwinismo sociale. I più inetti sono destinati a scomparire. Ma date retta al vostro amico Santenchan. Utilizzate il visore di plastico, utilizzate la mascherina, rispettate il distanziamento sociale, non state troppo tempo nei luoghi chiusi. Mi raccomando, non date retta a tutti questi esperti che alla prima escono e vanno a prendere l'aperitivo in strada, che si riuniscono senza mascherine, che fanno dimostrazioni massive in tutto il mondo senza mascherina, che poi si pentono quando si ammalano, come ha fatto Trump, come ha fatto il premier inglese, Johnson, come ha fatto anche Bolsonaro. Ma tanto loro hanno le migliori medicine e voi no. I malati che appartengono al novero delle masse, loro hanno medicina così di emergenza, capito? E poi il vaccino, chissà quando uscirà il vaccino, se uscirà un vaccino, perché questo virus muta costantemente, che forse è impossibile fare un vaccino, capito? Quindi il mio consiglio è di non perdere la pazienza, di mantenere la calma. E se dovete uscire come io adesso in farmacia, rispettate la fila, mettetevi la mascherina. Molti dicono che fa male perché intossica con l'emanazione di gas, tutte bugie. Magari non ti protegge al 100%, ma qualcosa fa. E poi con lo schermo. Quindi lavatevi le mani, lavate i vestiti dopo che siete usciti fuori, per quello mettetevi delle tute da ginnastica, così sono più lavabili, soprattutto in estate, magliette, pantaloncini. Lavatevi le scarpe, mettete uno straccio nel pavimento con ammoniaco e strofinateci sopra le suole, lavatevi le mani con la mucchina e soprattutto usare la mascherina, il distanziamento sociale e non date retta a tutte quelle persone, perché probabilmente questo video uscirà a novembre, fine novembre. Però adesso stiamo oltre il 20, 21, non so se 21 ottobre che sto girando adesso questo video, però lo carico in Premiere perché ogni settimana che passa faccio una Premiere e la carico in questo modo mi trovo avvantaggiato perché ogni volta che posso fare un video poi faccio una Premiere programmata e se faccio più di un video a settimana non ha visualizzazioni. Allora io vi do questo consiglio, il vostro Saint-Enchan vi dà questo consiglio, di non ascoltare a tutti quelli che vanno a prendere l'aperitivo, che escono fuori senza mascherina,
che picchiano i poliziotti se li controllano la temperatura. Dovete essere intelligenti, se non vi prendete cura voi di voi stessi, della vostra salute, della salute dei vostri cari, chi lo fa per voi? Nessuno, neanche lo Stato. Allora, non date retta a tutti questi sciocchi, perché si tratta di suicidio sociale, collettivo. Invece voi dovete essere intelligenti, dovete prendervi cura di voi e ricordatevi che stiamo ancora in piena pandemia. Non c'è un vaccino, non ci sono cure e addirittura si contesta l'efficacia del siero nel trattamento dei malati. Non fidatevi di tutte le notizie che escono riguardo possibili guarigioni definitive o di possibili vaccini, perché fino a che non sono ufficialmente riconosciuti e testati metodi di sanazione, medicinali, terapie e vaccini ancora sono in fase di sperimentazione. Magari funzionano al 60%, ma magari non funzioneranno per voi se vi ammalate. Funzionano solo nel 60, 50 o nel peggiore dei casi nel 10% dei casi e non si sa fino a che punto, perché se questo virus continua a mutare, vaccini che oggi funzionano non funzionano domani, come succede con il vaccino del virus dell'influenza stagionale, che ogni anno bisogna farne uno nuovo di vaccino. Quindi non crediate ai complottisti, agli antivaccinisti, o a quelli, ai negazionisti, o a quelli che hanno le loro versioni, senza essere degli scienziati, di quello che è buono o non è buono. Mi raccomando, ne va in gioco della salute di tutti noi, perché se vi ammalate voi, ci ammaliamo tutti. Allora, fate come me, indossate la mascherina, levatela poi dagli elastici, mettetevi lo schermo. Ciao, adesso devo uscire. Vado in farmacia a comprarmi della commuchina, un altro visore, mascherine e medicinali di cui ho bisogno. E continuate a seguirmi, grazie di farlo. Ciao. Ciao ciao!